abbastanza carino. Ma che schifo però ste armi, eh. Non so niente di che. Vai tutti così adesso, vai. Tutti che così, Jafar. Ma va, Ma quanto è che è Jafar vestito così però, eh? Oh, tutti così, Mikoto, mettiti sta faccia anche tu. Ma aspetta. Se mi paghi, va bene. Aspetta. Tutti così, tutti così. Aspetta, che magari su te ne può, in senso, ma su te te giuro. Faccio un cacchio. Che bello, signorina. Allora, che bello che è Jafar. Sarà figo. No, io mi metto, signorina. Aia. Aspetta, scusa, posso farlo anch'io, aspetta, No, no, questa non è quella che si lancia. Questa si lancia. E tra l'altro la lancia con una cattiveria inaudita, aspetta. Aia, cretino. Ma oh, cretino. Oh, ho beccato me. Avete finito? Allora. Oh, no, tiro. Le mazzate, le mazzate. Ti tiro i fucili nel coppino. Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91. Siamo su Borderland 2, anche se l'abbiamo finito, in compagnia di Jafar the Creator, bella ragazzi. E Mikoto, ciao a tutti ragazzi. Sì, ci piace talmente tanto che abbiamo detto, ma sì, facciamo i DLC, che facciamo. Ci frega. Posso chiedervi una cosa? Guardatemi un attimo. Mentre salto, per caso, tu Erco, se faccio così? No, assolutamente mai. Ah, ok, perché mi fa... Sei tutto dritto. Fai ok, tutto, no, tranne quello. Perché mi faceva tipo l'immaginetta, quindi ho fatto, pensa che cosa bella che stanno vedendo. Esatto. Pensa che figa. Sì, comunque quando Jafar ha chiesto del twerkare, secondo me in realtà stava pensando, magari faccio quella cosa ah, figa sì, perché anche me lo fa. Volo, in esatto. Volo lo fa manco da ferma. C'è l'immaginino. È vero, c'hai capito? Bello. Non la vedo. Ah, eccola. È molto rassicurante, come cosa. Vai alla tana di Terramorphus. No, dopo Terramorphus, dopo. Dopo. Capito, questa, un po'. Uccidi bambini e prendi a calci i cuccioli. Cosa? Chi? Cosa? Registra. Si trova nella Red Nexus. Pigio? Pigio. Chi è? Con quale faccia? No, guardate la faccia, ragazzi. Con quale faccia? L'ultima edizione. Tu sei in casa. Cos'è questo? È un Power Ranger? Wow. Cos'è? È Buzz Lightyear. È lui. Ho caricato il jet brutto, non è Buzz Lightyear. Ok. Piano. Ma dove stai andando? No! Non so, ma perché non vi parlate? Io posso fare questa. Non ho fatto il tempo di interrompere. Dove siamo? Ma sentami due. Messi. Già farro. Ma volo. Ok, voi due siete una cosa assurda. Cioè, fanno non avevo capito che non era più. All'improvviso. Non è che siamo, ma ci siamo. Va bene. Non avevo capito che non era più dentro. Ah. Già fare il bello. Esatto. Poi non è un caso che Jack e Jafar cominciano con la stessa J, certo. La stessa lettera. Certo. Eccolo. Che, an assuming dogs of potentially little importance. Che cazzo di nome è? Bellissimo. Wow. Tu metti solo le iniziali. È tutto nero. Vai. Una volta i cacciatori della cripta giocarono una partita. Il mondo sta per finire in un bel botto. Questo è il momento più disperato. Se non resistiamo qui e ora, moriremo tutti. Adesso, tirate iniziativa! Non giocano a Monopoli. Decide in che ordine attacchiamo. Tiro un pugno all'iniziativa. Che succede? Dai, Brick. Ero distratto. Tina, perché non cominci da capo? Benvenute, gentili signori, alla prima sessione del gioco più figoso del mondo. Bunkers and Badasses! Cioè, ti rendi conto? È bellissimo. No, come? Aspetta, perché giochiamo questa roba da ragazzini? Oh, sai, forse perché chiudi il becco, Marty! Ci giocano a Risico, fatto mentre da loro, mentre i nostri amici cacciatori danno una ripassata con i fiocchi all'informatore dell'Hyperion, pensavo che si potesse giocare. Dai, scegliete i personaggi. Ci sono la Necromante, il Commando, la Sirena... Sirena, mia. Il nome della mia sirena è Brick. Ottimo. Bravo, amico, ti ho visto. Bello. Che carino. Lidi, salvami, ti prego. Con te. Tina, Roland è... Lo sai che Roland non viene, vero? Lui non è qui. Non più. Sì, ma che collo ha? Lungo ha quella donna. Iniziamo subito. Allora, come dicevo... Tiro iniziativa, sfigati! Oh, assolutamente un dragon skip. Mamma mia. Questo è quello bellissimo. Più bello. È bellissimo. Arrivati al molo di Flame Rock Refuge. Questo è davvero bello fino a quando il bello stregone non ha distrutto il bello, tutto. Appunto. Il bello, citazione, indagare. Oh, siamo arrivati. Ok. Aspetta, sentiamo la colonna sonora. Splendida giornata.
Sembrava la pirata dei Caraibi. A differenza... Ehi, non hai appena detto che lo stregone ha distrutto la città? Come fa a essere splendida? Insomma. Ups, volevo dire, trovate una notte eterna? No, come? È tutta la zona puzza di sedere e di gente morta. Ottimo! Come di sedere? Bene, buono. È apparsa anche la puzza verde, guarda. Volevo condividere con me questa lanterna gialla, ok, va bene. Ciao. Ciao, lanterna. Ah, Skyrim, no. Cioè, mi ha shottato a frecce. A frecce. A frecce. Aia! Scusami, zio. Stavo attenta che cavolo era già far. Eccolo. Ma questa cosa non mi fa. Avvicinata all'ingresso di Flame Refuge, ma improvvisamente. Oh! Bam! Bel drago. Bel drago. E non lo colpirò mai, però. Voglio colpirlo. Torretta, mi sai. Come non è sì, effettivamente, no. Vedo. Capirai, Tina. E moriamo tutti. Immaginavo. Tina, non puoi iniziare la campagna con un boss che non può essere sconfitto. Giusto, Lilith. Ok. Sì, ma mi le ridai le amo, no? È bellissimo. Di un nuovo boss è uno scheletro. Strano. Va bene. Da. Mister culo. Mi pareva. Assurda. Ma cos'è quel rovino lì? Questo cosetto? Ciao mister culo sudo. Non può essere, dai. Sto cosetto. Ed è morto. Anche pure la parrucca. Ma guarda che quelli normali sono molto più forti. Ma non lo sto colpendo, tra l'altro. Guarda, sono fortissimi. Ma perché l'armatura, culo sudo? Io ti razzo. Ma... Golem di roccia, gli sparo. L'abbiamo spento, poverino. Si è spento. Mossa Hazard. Oh. Non è, ma sono più forti. Scusa, il esatto, il golem muore subito, quell'altro di 74.000 colpi. Ma si spegne il fuoco, poverino. Una lampadina, un golem. Vabbè, siete piccoli, okay. Non siete golem. Oh, il golem. Dove? Sopra. Come sopra? Cazzo, il golem? Ah, ecco. Mi ha atterrato in sopra testa. Micoso. Sopra Micoso. Gli ho sparato. Ma perché quello dalla distanza è morto con due colpi? Questo è immortale. Ecco che sei. Dai, ma quanto ci vuole a caricare? Vai, sei tu su io. Ci hai fatta? Ok. Ah, ok. No, è che mi mette 8 ore a caricare. Grazie comunque. Stavo sparando là, ero convinta. Come? Ma veramente? Aiuto! Zero. Con un lanciarazzi. Ok, vita. Ah, mi sono incastrata. Okay. Bug. Oh, mi sono ucciso da solo. Aspetta, arrivo. Trappi. Che cazzo non lo sei? Ok. Mi sono suicidata. No. Cosa succede? Io sono dietro a lui, non posso stare dietro a tutte e due. Aspetta, questo mi sta guardando male, ok? Dove sei, Mimia? Sì, ma porca puttana, sto lanciarazzi. Dai, l'ha ucciso, dietro, Mikoto, dove vai? E vabbè. Io sto rianimando lui. Sì, grazie. Ma io sono morta. E rianimo lui che ha tutta la vita, tutto il tempo. Sì, qualcuno corra! Aspetta. Oh, al pelo. Poco perché mi preoccupa? Questa ragazza. Ci si può cambiare di abito, sì. Non c'è? Ho dimenticato di mettere la sua miniatura. Qua c'è scritto frantuma. Cosa cavolo serve? Li picchio i suoi problemi. Le parlo. Lo fa il mio personaggio, chiaro. E chi è il tuo personaggio? Bella domanda. Parlo? Parla. Vai già fare tua. Chi parlo io? Ehi, bella signora. No, parlo che io. Succede? Sei parlato tu, Messi. Vai avanti, vai avanti. Ok. Bella signora. Luce nel mondo. E dove è andata? Diceva qualcosa sull'usare l'albero della vita per annullare la maledizione. Deve essersi diretta là. Ciao. E così il vostro scopo si è rivelato. Dovete andare nella foresta e aiutare la regina. Con quali capelli, signor Elvis? La regina è entrata. Mamma mia, basettoni. Pericoloso andare da soli. Con quanta flemma però. Con quale voce? Ora, è troppo se pericoloso. Ci aiuti tu. Vabbè. Pronto. A cosa? Se cammina così l'episodio finisce qua. Okay. Ah, così. Ah, basta. Wow, salve. Poco muscoloso. Dovete dimostrare quanto siete duri. Primo compito, eliminate i dirigibili di cognizione con un'arma incendiaria. Per varie ragioni. Ok.
Ah, quello, quello. Aspettate un attimo, fatemi vedere Sarma. Sì, sì, va bene. Guarda, guarda già Farky, che tatticume. Vabbè, c'è proprio scritto. Non ero ancora arrivata. Non... Io non... Ma neanche io ho visto solo prendere non fuoco tutto. Visto. Da qua, già Farsi, quindi... l'arma incendiaria, vieni qua, io non ce l'ho. Ho un lanciato. No, no, ma ci stanno i bariti, ah. Ci dovrebbero essere. Ma io ho l'arma, ecco. Se vi serve. Quindi. Perché io quelle prima, io manco ho l'arma incendiaria, quindi addio. No, io ho lanciarazzi, no, ma no, mi sembra che... No, io ne ho tenuta una di tutte, sì, anche se fa schifo, non importa, l'ho tenuta. Abbiamo distrutto l'unico modo che aveva il villaggio per individuare possibili minacce. Ma ne è rimasto uno che vola, veramente. Andiamo, duri due. Questo mi è svalvolatissimo. Aspetta, questa città non ha una taverna. Ora ce l'avrà. Più che calma. E ce la mettiamo, eccola. Moxie! Da Mox... Oh, beh. Grog lo stronzo Gorg. Del bar? Yeah. Cliente stronzo del bar. Eccola. Ma oh, quanto è bassa? Oh, oh mio Dio, quanto è figa. Ciao, Moxie. Come parla questo? Sì. Ehi, avventurieri. Venturieri. Cioè, non è un po' freddo vestita così? Ma no. Non abbiate paura di andarci giù pesanti. Ah, ok. Ti ma costui? Ma poverino. Fa Jack. Non ti fare problemi. Grazie tesoro. Ma perché gli state sparando? Perché dobbiamo cacciarli. Quindi sono ah sì. Ma non li fermi. Ma come stronzo? Non fosse per l'aspetto fantastico delle mie tette, direi che assomiglia all'inferno. Ma la fate finita. Ma uno per volta. Una volta può parlare. Uno mi è scappato e aveva mezzo punto vita. Va bene. Non si buttate sotto. No, è fighissimo. Ti piglio, ti piglio. Già fare intercetta, lo taglia di là. Vai, passa dall'altra parte. Ti sto dietro. Intercetta, intercetta. Fatti un giro. Mi conto, seguimi. Ma ho accelerato tantissimo. Non lo prenderò mai. Ha accelerato tantissimo. Come ci accendi le mutande? Vieni. Arrivo, arrivo. Dai, Giovanni. Eccolo. No. Ha sbagliato. Che cazzo hai fatto? Un pugno, mi fai un pugno. Dai, un pugno, muori. Oddio. Oh, madonnina. Ha sensissimo. Torg sta rovinando la tua campagna. Siamo volati via di brutto. Ma perché? È esploso ora qualcosa. Siete abbastanza duri da sopravvivere alla foresta. Quindi abbiamo pugni esplosivi, abbiamo. Cioè, in tre per inseguire un demente con mezzo punto vita. Con le tattiche fichissime. C'ha dei quesiti. Con quanto euforia. Ma sì. Sì, sì. Ma ste cose. Lo faccio esplodere quei pugni. Mr. Torg ti condanno alla gogna. No! Porello? Ah, ok, l'ha presa bene. Lui è contento. Sì. Dovrei proteggere questa città, ma non ho un'armatura. Ah! Nella foresta e trovarmi qualcosa. Certo. Ah, beh. Faccio io, non si preoccupi. Ci penso io. Ho una missione stilosa per voi. Poverino. Prima Torg, ma perché stai giocando? Sappiamo tutti che non ti interessa la roba da nerd, bisteccone. Bisteccone. Con che tono? Da sfigati solo perché tengo il mio corpo? Discriminazione! Dobbiamo liberarci di questo imposto. Un poverino. Signore? Signore? Ho un'idea. Avventurieri, dovete trovare le tre domande segrete dei veri fanatici. Cosa? Qualsiasi cosa questo voglia dire. Ma fanatici di cosa? Tre, entrerai nella partita anche te. Guarda con la rima. Bello. Tanto parlo con Moxie. Sono tempi duri, tesoro. Da quando lo stregone ha lanciato qua? L'incantesimo Croc Apocalisse, c'è scarsità di cibo. Se ti capita di vedere delle tartine, saresti così gentile no. Da raccoglierle. Aspetta, no, le mangio. Possiamo portare solo tartine in città. Certo. Lo sai che ci sono anche altri tipi di cibo, vero? Non ho visto giustamente. Solo tartine in questi ultimi anni, No, capisco la domanda. Negli occhi, come... Mi sto rischiando. Chi è che mi sta sparando? L'hai fatto cadere. Ma cos'era quella cosa là? Però non c'è lo qua so, una domanda, ho credo. Ho sentito un brivido. Hanno la tartina. Burrosa, niente, niente. Ah, la tartina, pigliala. Sì, questo deficiente, è pericoloso stare là. Lo sapevo. C'è il scommesso. Corri, corri, corri. Io cado, io lo so che cado. C'è il ponte, Mikoto, basta sì, fare sì, due sì, metri sì, in più. Sto ponte di minchia, vabbè. No, da parte c'era il ponte, che io e Giafar siamo spericolati. Wow, quello è più grosso. C'è un ragno, che schifo. Tirategli una ciabatta. Io gli ho fatto abbastanza, quindi... Costume ran... Ah, okay. Ragno tutto duro. Oh, tu da dove vieni, ragno schifoso? Vai, trappino. Beh, io uso ancora il superfilo express, mi diverto. Credo che ti seguirò.
È troppo lunga fare la strada normale. È troppo lunga. Già. È infinitamente lunga. È per quello che anche se non quanto mi fa molto piacere. Quanto siamo scansafatiti. Ecco. Vabbè, e dove sono? Eccola. Con i nani ce l'hai? Ricaricato. È una cucina alla piastra fatta con farina e lievito, mangiata di solito con molto burro. È tutto ciò che mangio? Buone. Buono, e non sei diventata una cicciona? Bene. Dovresti essere morta. Esatto. Sempre. Sempre. Mi sa che ho sbagliato strada, voi state seguendo me, vero? Sì. Sì. È bello vedere che in 30 parti di video ancora non hanno imparato che Messi non ci segue mai. È bello che noi ti seguiamo sempre. Esatto. Fiducioso tantissimo. Quando giochiamo assieme. Ormai l'abbiamo presa bene questa cosa delle tartine, eh? Dobbiamo sfamare il mondo, suon di tartine. Suon di tartine. Domani cosa mangiate? Tartine! Ma le tartine... Ah, qua. Ma questa cosa sarebbe una rovina di qualche cimitero, tipo? Un tempio dolmen. Qualche cos'è città. Questa? Boh, qualche... Sì, tempio. Ah, qua ci sono queste. Non ho mai capito che diavolo servono sti cose. Dovresti considerare tira un dado. Altro, oltre alle tartine. Secondo me ti dà qualcosa, no? Mi sono portata da mangiare. Potresti... Sì, ma... 5 di ridium, no? Cosa? No, è quello da... Se tiri un dado è gratis. Il diavolo è bello adesso. Calmati. Mi sta fissando. Ma cosa l'insalata? Questa è vuota, ok. Ci sono tira il dado, aspetta. Lo stai facendo anche tu? Aristocratico e maestro d'enigmi. Se riuscite a risolvere uno dei suoi indovinelli, avrete una ricompensa. Benvenuti, avventurieri. Ho un indovinello per voi. Ma dai, mi è cacato. Sono ovunque, da nessuna parte. Come mi chiamate? Speriamo che sia come quello di prima. Fate tutti un tiro all'intuizione per vedere se risolvete l'indovinello. Sono ovunque, non sono nessuno. Che diavolo vuol dire? Boh, so solo che va tirato un dado per... Sono? Cos'è che ha detto? Sono ovunque e non sono nessuno. Sono ovunque. Merda. Mamma. Hanno tirato un dado. Hai rotto la miniatura di Tina. Magia. Ah, hai vinto. Evviva. Ah, ok. È morto il tipo. Ma allora se bisogna far esplodere tutto potevo farlo anch'io. È la mia specialità. Dai, consegna. Allora, qual era la risposta all'indovinello? Ok. Messi 91 è nemmeno. Aspetta che gli spacco la faccia a Messi 91. Qual è il problema? Ma quelli della tartina le abbiamo finite quindi? Ah no, eccole. Sono nella foresta quella. No, altra, dobbiamo sì. andare 4 anche anni, l'armatura di Ellie sta tutto lì. Vai. Dai, sono uscita, scusa. Sei girato con uno sbuffo. Con un pare minaccioso. Ha tirato uno sbuffo incredibile, si uccide. Guarda questo. Guarda che rotola. Io non lo toccherei, che schifo. Allora dovremmo seguire i gioielli. Ci porterà un gioiello. Da lei. Dovresti sapere da dove esce quel gioiello. Stanno arrivando gli amici. Un gioiello dopo dalla miniera uscirà il gioiello. Dal culo della miniera. Cos'è quella? C'è un coso fatto? Viola. Prendila. Aspetta che... Ah, ma è una sirena la fatina, tra l'altro. Sì. Almeno il modello è quello. Io pensavo di poterla fermare con la mia abilità, no, invece dovete proprio toccarla. Fatti, capirai, fatina, fa la stronza, via qua. Dai, ti ho toccato. Fatti, ho toccato, va toccato. Bene, scusa. Ok, ok. Che è? Mi tocca. Ora mi superano tutti. Guardate come sono veloce. Si è schiantata malissimo. Ma sentiero letale. Addio, addio. Aspetta, albero muto, a me non mi ha livello 64, però. Oh mio Dio. No, non sento danno. Niente, no, io risparmio i proiettili. Ma come diavolo facciamo a uccidere questi affari? Appunto. Colpa mia, ci siamo tutto. Passa. Grazie, Tina. Ah, ok. Boom! Combattimento equilibrata! Cosa sono sti cosi? Madonna, alberomo, quanto non muori, però. Ma ok, sei morto. Cosi per... Aiau! Ecco, esplodono. Ok, l'ho scoperto sulla mia pelle. Ah, dovevo abbatterlo. Ah, ok. Vai, boscaiolo Jafar. Ma come mitragliatrice un albero? Ho sbagliato. Beh, il fuoco va bene, no? Non è che i cattivi mirano solo alle parti appetitose. Trovo una casa di un po' più robusto. Ok. Meno atrocemente se si... Raccogli il bicchiere e la corazza per... Jafar. Sono combattuto. Ma cos'è? Sono un sacco combattuto. È la corazza del coso dei cavalieri cipolla, tipo di Dark Souls.
Tartine prese da ma un cadavere. Ma separati. Dove prendere tartine. Tartina, devi farmi un favore e mangiare un po' di insalata. C'è un'altra gabbia. Ah no, tieni la bocca. No, ma no, questa. Messi, se hai bisogno di quello però, che siamo di spalle. Dittatori del cibo. Okay. Cosa c'è? Oh. Farti morto. Sale, sale tanto male. Sale, sale tanto male. Oddio. Prendete le casse, non so, ditemi. Che cosa ma... Oh, wow. Duca degli orchi, occhio. Ma è fortissimo. Ma è annotato. Anche il mio no, non possiamo batterlo, scappate via. In realtà è tipo sta a livello 39, quindi è leggermente più forte. Leggermente. Ma non prende danno. Ok, vero, via, ciao. Ah. Salvate già Farro e scappate fuggite, via. Fuggite, no, no, non mi salvate perché sto nel cade il duca degli orchi. Trappi, vai, fai robe. Cazzarola, mi continua a lanciare. Oh, che roba mi sta colpendo. Sto ammazzando quello fuori. Levate che sto... Ok, via, via, damo. Silvano! Sono già abbastanza io. Silvano? Perché hai detto Silvano? Perché gli alberi parlanti si chiamano Silvani. È la verità. Io continuo a guardare queste cose. Ma chi è che dà l'elettroshock di questa gente? E sono i Silvani quando cioè gli alberi Silvano. Quando muoiono. Quando muoiono gli alberi mollano quei cosi. Ah, tu cacciala con me. Arrivo. Vai anarchia, fatti valere. Aia, madò che sberla. Sì, ma siete delle pigne incredibili. Tronchetti, venite con me. Uccidiamolo. E vabbò, che sveglia. Quasi. Madò. Dai. Siamo i più forti guerrieri. No, non mondo. Dai. Sei morto. Non può nulla, guarda. No. Dove è andato? È qua da me. Non lo vedo più, è sparito. Eccolo. Ah, ok. Dai. Dai, fate. È fatta. Ok. Rantalo tutto. Aspetta. Mamma mia. No, gli hai sparato a me. Ma è un albero bello, è un albero. No, Ori l'albero teenager. L'albero teenager, non fammelo vedere. Se è qui sopra. Silvano teenager. Guardala qua. Ori l'albero teenager. L'ho presa. Deve essere una citazione sicuramente a qualcosa. Sì, non è di cosa però, No, vi prego ragazzi, illuminatemi su che cos'è. Io salvo gli altri. No, davvero. Proprio cretino. Questo crescendo di musica dove non... Oh, laggo. Dove non c'è poi niente, fondamentalmente. Siamo sempre tornando indietro. Oh, mi è sfrecciata lato. Lei ormai mi conosce. Quando c'è qualcosa che mi piace, basta. Il mio cervello non va più. Appunto, no, perché tu c'hai la visuale del video, ecco perché. Okay. Esatto. Ma da dove? E a questo punto sarà incredibile. Ce l'aveva già visualizzato in mano. E? Bellissimo. E non la guardare messa... che è pudica lei. Se l'è messa in un seno. Ah, tanto sodo. Ok. E la madonna. No. No, ti prego, sto per vomitare. Sì, è sexy and I'm all. È vero, mi sento proprio sexy e bello. Mamma mia, va quante belle mani. Mi sarebbe comodo un maglione. Ma io non dormo stanotte. Io sono estasiato. Ma rimani pure lì, già fa. Messi, andiamoci. No, io mi sto immolando sulla fiamma. Okay. Ah. Ma non ci credo. Te ti stai sacrificando per ravvivare la fiamma. Poi mi sacrifico anch'io. No, io vi guardo. Ah. Vabbè, ragazzi, che dire. Questo era l'inizio di un epico DLC. Il mio preferito, e credo che sia anche il loro ormai. E come si. Sì, io ce lo sto amando, cioè, assolutamente. Tra gli urli di dolore di Axon Gage e la prova Maya, io vi saluto. Vi ricordo, grazie, anche l'esplosivo ci voleva. Vi ricordo che in descrizione trovate i link dei vari canali. Iscrivetevi e io non ce la faccio più, sto morendo. Io, ragazzi, vi dico di rimanere collegati perché per il vostro bene perdere un DLC del genere credo che sia reato nei confronti del mondo intero. Perché si parla di capolavori veri qua. Passo la parola a Mikoto, state collegati per carità di Dio. Ragazzi, io quando ho iniziato questo gioco vieni avevo duro, qualche dubbio sono. Perché lo conoscevo di nome, ma di fatto non ci avevo mai giocato. Io adesso lo adoro. L'unica cosa che mi dispiace è che a seguirci state diventando psicopatici, sicuramente anche voi, perché tra noi e il gioco malato, ma malatissimo, ecco, risolviamo qualche cura medica, sicuramente. Comunque, a parte le cazzate,
E il fatto che ci stiamo picchiando malissimo e Jafar è morto. Lorian, dai, vabbè. Comunque, vi ringrazio di averci seguiti. Spero di ritrovarvi al prossimo episodio. E ciao a tutti.